sono a San Felice, sono nel secondo giorno che sto qua perché si è messa a piovere fortissimo e il tempo non è dei migliori, ma penso che si veda che non è dei migliori, guardate qua. C'è una tempesta, cioè. Mamma mia. Chiama. Vediamo un attimo fare caffè. Ragazzi, eccomi qua. Cambio di programma, sono stato prelevato da due bravissime ragazze. Eccole qua, Alessia, e già conoscete lei Federica, la ragazza della scorsa giornata. E sono a casa loro con la signora Paola. Paola! Io. Eccola qui. Ciao Paola. Ci sono novità. Ho contattato un B&B che è felicissimo di ospitarmi. Adesso ci sto andando, quindi oggi dormo al sicuro, al riparo. Quindi mo mi faccio questi 2 chilometri, arrivo là e buonanotte. Ragazzi, sono arrivato. Guardate quanta varietà di pesce. Guardate che coccodrillo. Guardate quanto è piccolo questo frigorifero. E questa è la stanza che ho oggi. È piccola ma caratteristica. Eccola qua. Quindi adesso faccio una bella doccia e poi subito a letto. Buongiorno, eccomi qua. Sto uscendo dal B&B. E adesso devo iniziare ad approfittare un po' di più di queste accoglienze perché si avvicina l'inverno. Però io ho il mio collaboratore Raffaele Pepe che mi trova di tutto e di più. Quindi grazie Raff. Pronti a partire. Andiamo. Pure tu, adesso che ti vieni, dai, vieni. Ragazzi, sono a San Felice Circeo. Per caso ho trovato un negozio che si chiama. Mo sa quante volte. Ragazzi, sono a San Felice Circeo e per caso camminando ho trovato un negozio che si chiama Circeo Be Wild. Praticamente è l'unico negozio da trekking che ho trovato in zona. E loro sono le persone che ci lavorano. Ciao! Ciao! Praticamente sono entrato per prendere una giacchetta e invece di prendermela me l'hanno regalata. Quindi grazie mille a tutti. Grazie, ci vediamo, grazie a tutti. Aspettiamo. Ci vediamo a fine viaggio. Ciao ciao. Ah, era da tanto che non capitava. Ho trovato una carta d'identità, quindi mo vedo se riesco a rintracciare il proprietario. Wow. Bene, bene, bene. Guardate che spettacolo. Vai, andiamo un po' sulla spiaggia. Vada. Uè, è finita la spiaggia. La prima. Ah, c'è il separé. Ma la spiaggia continua. Oh, sto camminando e qualcuno ha le tasche bucate. Prima i 20, poi l'euro e adesso sono con gli occhi puntati sulla sabbia. Mamma mia. La desolazione qua. Mamma, non c'è nessuno. Sono solo. Non c'è anima viva. È tutto vuoto qui. Potrei anche urlare che tanto non c'è nessuno. Che pesci sono? Una carpa. Ok. la faccia! È pesce gatto, alla faccia! Complimenti! Ragazzi, sono arrivato a Marina di Latina e ho conosciuto Camillo, eccolo qua, del bar ristorante Albatros, che mi ha dato un sacco di cose da mangiare, mi ha riempito l'acqua, mi ha offerto il caffè, quindi proprio lusso totale. Grazie Camillo. Mi sa che il tempo si sta un po' guastando. Che dite, viene a piovere? Ragazzi, devo fermarmi. Si sta alzando il vento e
sta iniziando a piovere, quindi non posso più continuare. Adesso sto trovando un punto sicuro dove mettere la tenda e mi devo fermare obbligatorio. Allora, dove? Ho scelto il posto, siccome il mare si sta gonfiando, ho deciso di mettermi qui sopra, sulla duna. Quindi adesso piazzo la tenda e vediamo un pochettino come va oggi. Ok, ho montato la tenda, è ancora bagnatissima per via della scorsa giornata, anche dentro è bagnata, quindi la sto lasciando un po' aperta per farla asciugare. Quindi adesso mi fermo qua e vediamo un po' come va la giornata. Beh, vediamo come va questa nottata. Fuori è già buio, saranno scarso le 7:30, non lo so. Noi ci vediamo domani. Ciao belli. Buongiorno. Raga, sono felicissimo perché ieri il telefono non caricava più. Mamma mia, fino a stamattina ho provato, riprovato e non funzionava, però di colpo adesso grazie a Dio è andato. E adesso ci avviamo che trovo un negozio, chissà, trovo almeno un caricatore wireless da attaccarlo nel caso in cui non vada più il cavo. Quindi andiamo. Lo so fare anch'io questo. Cioè, Valiu, è uno sciame di mosche. Buah. Ho pensato che appena posso compro un book e mi colleziono tutti i documenti che trovo per strada. Ma ne trovo tantissimi, cioè è impressionante, potrei davvero fare la collezione, ora vedo se ci sono dei copioni e li rivendo. Ma che fontana artistica che è questa! Ecco! Oh, che carini sti posti! Quanto mi piacciono! Bene, bene! Ragazzi, forse oggi ho ospitalità. Devo arrivare a Marina di Andrea, è ancora abbastanza lontano, ho fatto già i miei 30 km, però non rinuncio all'ospitalità. Ci sono quasi, manca pochissimo. Eccomi qua, ce l'ho fatta, ragazzi, lui è Vincenzo, il signore che mi ospiterà oggi a casa sua, quindi ragazzi, meno male che c'è Vincenzo, grazie mille, perché oggi sono stremato. Ciao Vincenzo! Ciao ragazzi! Guardate in che condizioni sta il telefono per farlo caricare un po'. Basta oggi! Ragazzi, sono arrivato, mi sono fatto una doccia bellissima, ho lavato anche i vestiti, quindi sto proprio bene. Quindi la mia giornata oggi finisce qua, forse vado a mangiare con Vincenzo e la sua famiglia. Però poi torno subito e direttamente a letto, perché non ce la faccio più. Quindi, se non ci vediamo più, voglio buonanotte e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!